Bene amici di Restaurant Tech World, siamo qua alla conferenza di Asus all'IFA di Berlino. Abbiamo preso un shuttle, un bus che ci ha portato fino in questo magnifico posto dove c'è un buffet tutto offerto da Asus. A breve la presentazione dove tantissime novità, tra l'altro magari qualche smartphone nuovo e sicuramente tantissimi accessori nuovi. Scusate, mi sono un attimo impallinato, ma veramente molto molto bello. Qui nelle tendine potete vedere possiamo immaginare soltanto i prodotti che verranno presentati, in quanto ancora non sono stati rilevati. Guardate quanta gente, soprattutto guardate che organizzazione. Questi sono dei tavoli dove ci sono tutta una serie di prodotti esposti che sono già stati presentati tempo fa da Asus, quindi nulla di nuovo. E quindi niente, una conferenza che dovrebbe iniziare a breve, ci aspettiamo sicuramente delle novità molto molto interessanti e niente, dopo farò un video anche su questo, così vedremo insieme quelle che sono le novità di Asus. Va bene, per questo brevissimo video è tutto, magari adesso farò qualche altro video e faccio vedere un attimino anche i prodotti esposti e quant'altro. Grazie, ciao dalle Santa Cuore. Eccoci un attimino qui ai banchetti di Asus, vediamo alcuni prodotti. Andiamo a vedere questo che è l'Asus Vivo Aio. Andiamo a vedere, sono un po' tutti i vari prodotti che Asus ha esposto. Ho ancora dei computer davvero molto molto belli. Ma andiamo a vedere un attimino quello che è il notebook. Scusate, grazie. Eccoli qua. Questo è uno di tanti, un Asus ZenBook. Andiamo un attimino qui nella parte dei tablet. ZenPad C7.0 sono già usciti, ma devo dire molto interessanti. Esatto, che la conference sta per iniziare, tra l'altro una graziosa ragazza che si vergognava di farsi vedere in video. Eccolo qua, lo Zenfone 2, quello che ho già recensito nel canale, come potete vedere. Eccolo qui, sempre iper aggiornato, sempre fluidissimo. Questo un attimino la breve panoramica delle specifiche. Vedete questo allestimento di Asus? Bello, vi fa vedere con la luce le potenzialità della fotocamera e soprattutto del low light mode, insomma i buffetti che tanto erano stati sponsorizzati in Zenfone 2 per catturare molta più luce. Questa è ancora la parte dedicata agli smartphone, ancora abbiamo Asus Zenfone 2 e poi delle cuffiette in ear davvero molto belle, con anche delle back cover e i power bank di Asus. Come potete vedere, questi power bank che volevo recensire all'interno del canale ma non sono mai riuscito ad acquistare, non ho recensito uno simile di Xiaomi. Va bene, per questa breve preview è tutto, vi lascio alla presentazione ufficiale che praticamente entrerò tra 10 secondi. Ciao dalle Santa Cuore.